grandi. Facciamo una cosa un attimo qui. Sì. Questa inquadratura bella, mi raccomando, tutti concentrati, o parlate tra di voi o guardate la sposa. Attenzione, voi due a sinistra li vedo, i ragazzi qui a sinistra seduti, toglili Massimo. Le due donne parlano tra di loro, non guardate sempre, parlate tra di voi, parlate. Pronti? Motore! Motore? Posso, Alessandro? Alessandro, tieni molto lei e cambia ogni tanto. Mi servono 3 secondi per ogni primo piano. Cambia tutto. Motore? 3, 2, 1, azione! Ragazzi, vai Sinaulia, aspettate ragazzi, fate passare Sinaulia. Tenete lei, stringetela, lei si dirigisce. Sinaulia, no, ma non mi addormentate, dai. Perfetto, benissimo. Non vi ammucchiate troppo! Spostati un po' più a sinistra! Vai su, utentilla! Massimo, già c'è tua questa! Continuate. Bravissimi, li facciamo al volo ed è bella, bravi, prima buona. Sono gli invitati, per così dire, a rapirla, per condurla allo sposo, il quale però è già sparito e si trova a casa sua, è là che aspetterà l'arrivo della sposa rapita. Non ci sono solo quei 3 ragazzi a circondare la sposa. Immediatamente dietro Pudentilla, infatti, c'è una sua amica che tiene simbolicamente in mano una canocchia e un fuso con avvolto un filo di lana, entrambi simboli dell'attività domestica. Il corteo esce di casa con la preda e comincia la sua marcia per le vie. La gente si ferma a guardare. Ad aprire la processione sono delle fiaccole che squacciano il buio e il suono di flauti, le cui melodie, equivalenti delle nostre marce di Mendelssohn, sono andate purtroppo perdute, non le conosciamo. Però sappiamo che si intonano dei canti goliardici con allusioni pesanti nei confronti dello sposo. E Pudentilla? Beh, guardate, è frastornata, impressionata, forse in fondo anche un po' divertita, visto che è lei la protagonista di tutto questo trambusto, ed è tenuta per mano da 2 ragazzi, mentre un terzo la precede facendo luce con una torcia. Sono l'equivalente dei paggetti. E la torcia è fatta di biancospino, una pianta che i romani ritengono capace di allontanare malefici, stregonerie, maledizioni, oltre a essere un simbolo di fecondità. Passi lenti in modo solenne per la strada. È una vera dimostrazione di forza e di potere nella società romana. Guardate, uno schiavo tiene alla larga la gente. Ora, questo nobile è proprietario di molti negozi e interi palazzi nel quartiere. E tutti lo salutano con rispetto, anzi qualcuno addirittura riesce ad sai che mi è venuto a sentire? Motore, 3, 2, 1, azione! No, stop! Lui ti guarda anche male, motore, 3, 2, 1, azione! Vai, tirai l'acqua! Ecco, guarda che bella ragazzina! Ammazza però! Oh! Ma guarda queste due, guarda! Che birichine queste due! Salutatela! Ciao! Comunque ci siete quasi! Ecco ancora! Più stretto! Troppo!
giorni stessi. Antonio, le sue impressioni dopo 3 giorni di riprese qui a Dulisse? Pieno entusiasmo per gli amici che mi hanno invitato. Il vino era buono, te lo dico io. Mi sono reso conto della difficoltà di questo lavoro, perché è un mondo in cui non ero mai entrato. La cosa più bella e che ricorderò sempre è quella di aver vissuto con degli amici delle emozioni splendide, perché aver visto questo set è come aver visto un pezzetto della vera storia. E il conto a chi lo presentiamo? Te l'hanno detto che poi alla fine pagavi, no? No. Bravo. Eurisaces? Se parlate bene non siamo affatto parlato, okay. Quindi si sente proprio il vicino. Basta, fine. Ci hanno cazziato, la lascio sul video. La cazziata in video. Ninus. Uè, bello. Però vestita come era prima non era male, come quando è uscita col motorino. C'era un po' la seggiata. Sì. Backstage. Non è il mio. Okay. Non è il mio. Rufus. Salve. Comunque, stiamo Francesca, per andare dal gioielliere. Fare shopping. Certo, speriamo che mi compri qualcosa di molto. Che mi compri? Sta per comprare qualche bel gioiello a questa bella sì, signora. Adesso gli comprerò. Bella domina, direi. Gli comprerò un braccio a serpe. Tipo il suo. Siete caldi? Staccano il braccio. Ma vedo, siete caldi, mi fate. Che scena è questa? Che scena è? Scena di sesso. Oh. Ok, bracciale a serpente. Posalo, Enrico, di no. Ok, basta sempre vicino alla fontana, non qua su. Enrico, no. Brava. Enrico, no, no. No, 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 no. Gioielliere, gesticola un po'. No, 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 Enrico, no. No, no. Supplicalo, supplicalo. No, sotto un abbraccio, non state mica alla fiera del paese. Via, via. Allora, questa è l'intervista. Allora, chi è lui? È il mio consuocero, è un siculo egizio romano, vabbè, d'adozione. Come ti chiami? Tutan Totti. Tutan Pinchio. Pure Elettra, secondo me. Io da 20, se no mi ha messo tutto questo intorno, non si vede. Fatta apposta. Abbiamo dormito stanotte. Mi sento osservata da qualcuno che ha 2 o 3 chiappa macchinette fotografiche. Ma chi sarà mai? Ma chi sarà? Non ho idea. Inizia per... G. E finisce no, con G. A scuola non si dice G. È G. Gutturale. Essere A, B, G, D. Voi che fate? Volete fare qualcosa? Tanto a fa colore, va. Vicino alla colonna vi potete fermare. Allora facciamo una in totale. Passate da là. Ok. Facciamo una in totale. Sì, sì. Anzi, sai come passate così? Avanti e indietro. Da questa colonna indietro. Mio caro, tieni. Ti affido la video. Ok. Ok. Azione, aspetta aperto. Abbiamo visto per quali donne impazzissero uomini romani.
le donne per quali uomini. E anche in questo caso il mondo dello spettacolo forniva dei sexy. Buona? Sì, certo. Volevo tentare di fare questa qui. Ma c'è un'altra donna che aspettavo che entrava nella storia, cioè, Vittorio, che era sensuale, bellissima. Il problema però, secondo me è meglio andare in... Abbiamo visto per quali donne impazzissero gli uomini romani e le donne per quali uomini perdevano la testa. Ebbene, anche in questo caso il mondo dello spettacolo forniva dei sex symbol ed erano i gladiatori. Allora, vi facciamo posizionare Alessandro, così capiamo anche quanto spazio abbiamo. Entrino i fidanzati! Ta-ta-da-da. Entri i testimoni! Perché mi ha ceduto la treccia. No, in realtà è partita una forcina, non so se è una cosa di... Che bella notizia che mi hai dato, guarda, Adria. Però ce ne devono stare persone perché non erano così... Li mettiamo un po' più raccolti loro, mettiamo della gente dietro, magari non, qua di qua di braciere non si possono mettere. Per me si può mettere qua fuori il braccio. Possiamo spostare il braccio qua fuori? E posso passare? Sì. Amica Caterina, sì. Ti metti dietro. Tu chi sei? A madre di uno dei due. Scegli. C'è uno quello. Caterina, ma qui dobbiamo chi scrivere. Chi era la madre di invece lui? Chi era stata segnalata? No, ok, vabbè, ce n'è un'altra qua. Allora guarda, il bacino. Un'altra signora. Questo qua. Signora. Lo sposta un po' più a sinistra. Fammi vedere poi. Ma che è, per la prima volta sullo schermo? No. Dai, Cateri. Io no. Vieni, esci, esci, esci. Tu fosse dietro... Adesso, se risponde, adesso la volontà. Ma stiamo mettendo in mezzo, Se non risponde, risponde sarebbe però il mio è una particella politica. No, no, stai, stai! È stato bellissimo Gavino sullo sfondo, no? Sta zitto sempre, a un certo punto ha aperto bocca e ha detto, brighiamo se che qua si fumigiamo. Perché ce la ci sta fumando? Ma che spettacolo, sai? Sembrava una scena di febbre da cavallo. Ma cosa sta scegliendo? No, scusami, testimone, devi guardare più il padre della sposa che la... Lei no. Dico bene? Il testimone deve guardare il padre della sposa? Esatto. So che non era più, la sposa è un oggetto. Quindi non scusate, non vorrei, era un oggetto vivente, quindi è come se lui vendesse un, non so, una seta, una cosa, cioè. Ok, vediamo l'azione. No, costano l'unica cosa che parlava così, pure, ma gestivola, fai qualcosa. No, rimaneva lì dove la mette. Ok. No. Ci sei, Ale? Partito. Azione. Allora. Annuite, qualcuno certo, sono troppo fermi. Dovete essere un po' più un po' meno rigidi. Siete troppo ingessati. No. Ecco, questo. Spondenze. Sponde. Tombola. Sì, diciamo, facciamo una cosa. Scusa, sembrava. Sì, cioè... Un attimo, però un po' di sorriso hanno tirato fuori. Almeno voi guardate, ok. Alessandro, ci sono carini, però insomma, tutti bene. Si capisce poco sorridente. Tu, Erika, lei sì, poverina, sì, esatto. Anche tu, non è che c'è tanto, non l'avevi pensato. Insomma, fra i due, sicuramente dovrebbe essere più lui. Abbiamo registrato tutto, eh? Purtroppo pure questo. Partito, Venzio. Azione. Annuite. Ragazzi, sorridete pure, qualcuno, non la fidanzata. E adesso Fabio lo dice. Spondenze. Sponde. Guardate. Parla
fine seguiva un banchetto. Seguiva Spondesne. Infatti non l'ha detto, ma io l'audio poi lo rifacciamo qua. Allora, è arrivata intimo perché si è così. Backstage, mamma. Backstage. Okay. Sì, ma com'è che mi capito? Che, capito, bisogna essere capito com'è? Sì, lui ti fa Spondente, tu ti pegli un attimo? Spondeo. Cioè, fa la solenne. Sì. No, perché sembra che lui fa 3, 2, 4, forbici. Perde di solennità. L'emozione di che la propria sul latino in una puntata di un no, non mi riprende. Dimmi, dimmi. Ma mi si vede a me perché sono coperta. Ti si vede, però un pezzettino più avanti. No, perché è inutile che. Io ho cacciato di casa da sempre da te. Se sei subito riciclata. Ieri ho cacciato io, oggi già sei qua, già sei armato. Detto che io mi sistemavo. Ti sei subito riciclato. Io penserei male, io penso che già era la prima la cosa. Ma Giorgio, guarda come sei ritorno, guarda che mi sono presa. Sei andata sempre peggio però, Un fiore, si è preso un fiore. Sempre perché a chi lo dice, ma come ne permette? Diventa. La cerimonia di fidanzamento era un vero atto solenne e avveniva con la presenza di un testimone e con gli amici delle due famiglie, garanti del giuramento. Durante la cerimonia il fidanzato chiedeva al padre della sposa la promessa di avere la figlia in moglie e il padre della sposa rispondeva spondeo, cioè prometto. Ieri come oggi l'anello veniva messo all'anulare sinistro, proprio come le nostre fedi. I romani infatti credevano che proprio da questo dito partisse una vena o un nervo che giungeva dritto al cuore. Dopo l'anello i due giovani si scambiavano un bacio castissimo, l'osculum interveniente. Quel bacio era così importante che in caso di morte prematura dell'uomo consentiva alla donna di avere diritto a metà del patrimonio del fidanzato. A questo punto la cerimonia terminava e seguiva un banchetto offerto dal padre della futura sposa nella sua casa. Mario, scusami, ma tu ci sei arrivato alle 6 di corsa qua? Sì, mi sono pure ammazzato per strada. Okay. Per arrivare qua e sta puntuale, di la verità. Sì, bravo. Bene, sì. No. Me l'hai ripagato. Mi sono fermato a mettere benzina e mi sono sentito i rimorsi. Hai perso anche tempo a mettere benzina. Me l'hai ripagato con moneta sonante. Verrai ripagato per questo, Mario. Chi è qua? Oh? Mario, un dissennatore. A me chi me paga la pasta? No. Serve lui, un altro lui cosa? Chi è più piccolo? Lui vieni no, ti prego, come godo. No raga, dai, noi c'è una reputazione da mantenere. lui ti apre in due. Oh, è mio fratello, tratto bene per favore. Dai, io devo andare a scuola. No, la scuola. ormai sei grande per la scuola, ora che cominci a fare esperienze nuove. Vai. La scuola vai, la scuola non serve più, vai. Il problema non è la scuola. Ma guarda che Mario, stamano può essere più, ma è È una cosa fantastica. Soprattutto la cosa fantastica è non essere stati scelti. Sì, questa la riprendiamo invece. Che c'è scritto là sopra? Vediamo un attimo. Ho scritto a mio padre: domani parto il curriculum a quello del museo, no? Ho detto domani pianto un seme, sono crescito pene. A mio padre ha detto domani pianto un altro pene. Poi no, seme, è meglio che pianti i semi, non i pene. Mario cerca conforto dal fotografo, ma conforto non ne avrà. Guardale, è preoccupatissimo, maschera con un sorriso, ma in realtà è preoccupatissimo Mario, guarda. Mario, uno, Mario, oh,
Amari. E non dimmi quando finiamo, mi ha detto che ora era. Che... dritta, eh? No. Ma ti metto al corrente che sono le 11:20. Io ti ringrazio. Stella, la potevo proprio scancellare. Stella. Se può scancellare proprio. Scancellava volutamente, scancellava. Da un scancellino. Sedi, è finita, no? Gabriele, sedi, è finita? Sedi, però ti dico alla fine che quasi te lo spinge e tu lo accorgi. Era del tutto normale, quindi, che un uomo sposato si portasse a letto uno schiavo o pagasse un prostituto. Quello che non potevano accettare, la pederastia, cioè l'amore per un ragazzo, e dare piacere a un uomo. Io ti faccio la musica di Roma, tu mi fai il balletto, eh? Pronto? Na 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 na. Grazie a tutti, grazie a tutti. Andiamo a lavorare. Grazie ragazzi. Cesca, che dobbiamo fare? Ci riposizioniamo, dobbiamo fare degli stretti da camminare.